lo schieramento ed è tutto pronto per il segnale di partenza. Sono partiti. Bailor il Bardo assume l'iniziativa dopo i primi 200 metri di gara. Drunner si accomoda in seconda posizione, a largo galoppa Young Rears, a ridosso Giulia Le Stelle, alla retroguardia Shockwave. Schema che non varia all'inizio della prima curva con Bailor il Bardo in vantaggio nei confronti di Drunner che galoppa in seconda posizione, a terza Giulia Le Stelle. Le posizioni di retroguardia Young Rears rimontato all'interno da Shockwave. Si entra sulla dirittura opposta con lo schema che rimane invariato, Bailor il Bardo sempre alla leadership della competizione nei confronti di Drunner che prova ad accorciare le distanze dal battistrada, quindi Shockwave che sta girando Giulia Le Stelle nei confronti di Young Rears. I cinque si mantengono nell'ordine anche a metà della piegata conclusiva con Bailor il Bardo avvicinato in maniera graduale da Drunner, quindi Shockwave all'interno Giulia Le Stelle, quando si viene in dirittura di arrivo con Bailor il Bardo che si presenta in vantaggio inseguito da Drunner, quindi Giulia Le Stelle. Bailor il Bardo è comodamente leader della gara anche a 150 metri dal traguardo e sta allungando le ultime battute senza nessun problema ed in totale controllo della situazione. Vince netto Bailor il Bardo, c'è lotta per il secondo posto con Giulia Le Stelle che alla fine prevale nei confronti di Shockwave. Allora la vittoria di Bailor il Bardo, numero uno dello schieramento, Salvatore sulla Sinsella per i colori della nuova sbarra, il training è quello di Antonio Peraino, la facile affermazione da pacemaker da un capo all'altro nel finale in totale controllo appunto della situazione. Al secondo posto Giulia Le Stelle, numero 3, 1-3 è l'arrivo ufficioso di questa prima corsa e noi restituiamo la linea allo studio.